Mancano le infrastrutture, questo a penalizzare le potenzialità turistiche di Cremona, ne parlavamo già nei giorni scorsi, ma ora è giunta anche la conferma scientifica grazie alla speciale ricerca condotta dal Centro sullo sviluppo dei territori e dei servizi della Luke Business School di Castellanza. Stando a questa indagine, mentre la Lombardia è la prima regione italiana per crescita nel settore del turismo, la nostra provincia figura al penultimo posto in Lombardia quanto a potenziale di consumo turistico, seguita solo da Lodi. Davanti tutte le altre, in primis Milano, prima della classe. Quanto indice delle infrastrutture, in una parola quanto a collegamenti, la nostra provincia è all'ottavo posto tra quelle lombarde, seguita da Mantova, Lodi, Pavia e Sondrio. Si può, anzi si deve, fare di più. Guardando nel dettaglio, Cremona capoluogo risulta al primo posto tra i comuni della provincia, ma è solo 103esima fra i 1531 della regione. Crema al secondo posto a livello provinciale e 125esima a livello regionale. Non che si parta dall'anno zero, a Cremona turismo vuol già dire un business da 263.346.000 euro con 1.980 imprese operanti nel settore, tra commercio al dettaglio, ristorazione, alberghi, attività sportive e ricreative, intrattenimento e trasporti, noleggi compresi, come rivela un'altra indagine, questa volta condotta dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi. Ma si può fare di più anche perché rispetto all'anno scorso il comparto registra sul nostro territorio una flessione dello 0,5%.